padri fondatori dell'Europa sognavano un'Europa solidale e unita, ma oggi quel desiderio sembra svanito. Noi figli di quel sogno siamo tentati di cedere ai nostri egoismi, pensando di costruire recinti particolari e di chiuderci nel nostro nazionalismo. Ma se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare il modo di funzionare. Dobbiamo sostituire l'individualismo con l'altruismo. Il protezionismo deve lasciare il posto al libero scambio di merci nel pieno rispetto della leale concorrenza, che rende liberi, riduce le disuguaglianze e premia il merito. È necessario migliorare la condivisione della conoscenza tra università, centri di ricerca e mondo industriale, perché soltanto la leale competizione e condivisione incentiva le innovazioni. Analizzando la questione ambientale, per esempio, l'Unione Europea e i governi nazionali hanno fissato obiettivi precisi in materia e hanno elaborato una visione che si spinge fino al 2050. Questi obiettivi sono: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione Europea, trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di CO2, proteggere i cittadini dell'Unione Europea da pressioni e rischi per la salute e il benessere legati all'ambiente. Effetto devastante di un'eccessiva negligenza è il riscaldamento globale, dovuto ad un aumento di gas serra nell'atmosfera. Tra questi gas, l'anidride carbonica è una dei principali responsabili. Tra gli altri gas serra abbiamo il biossido di zolfo e il triossido di zolfo, che derivano dalla combustione del carbone e dei derivati del petrolio, che contengono zolfo come impurità negli impianti di riscaldamento e nel traffico veicolare. Nel 2050 si smetterà di abbattere gli alberi, ma se ne troveranno piantati miliardi di milioni in più, perché loro assorbiranno le quantità di anidride carbonica in eccesso nell'atmosfera. Le macchine a diesel saranno soltanto un lontanissimo ricordo, perché sostituite dalle macchine elettriche. Le energie rinnovabili diventeranno la primaria risorsa energetica e riusciranno a soddisfare la maggior parte del fabbisogno del pianeta. In altre parole, il 2050 lo immagino fatto di persone più responsabili, che amino il proprio pianeta e sappiano prendersene cura. Ma soprattutto c'è bisogno di sviluppare metodologie capaci di avere ricadute strutturali sull'economia e sulla società. Si potrebbe pensare alla creazione di una Carta europea dei beni fondamentali, idonea a imporre limiti rigorosi allo sviluppo industriale e veicolare la politica a renderli accessibili a tutti. Ecco, nel 2050 sogno un'Europa collaborativa, solidale e responsabile.